Grazie anche a voi, grazie, grazie per essere qui, per aver accolto questo invito ad ascoltare questo straordinario talento della musica. Sostanzialmente stasera Samuele è qui perché lo abbiamo invitato a suonare il nostro Matteo Gofriller. È un violino straordinario, un violino di grandissimo valore che è di proprietà della città di Termini Imerese. Il violino era stato trafugato da questo museo nel 1973 e grazie a una denuncia dell'allora soprintendente siamo riusciti a riaverlo. Sostanzialmente nel 2014 i carabinieri del nucleo della tutela del patrimonio lo hanno ritrovato grazie a una ricerca che stavano facendo su strumenti che erano stati trafugati al Conservatorio di Palermo e al Conservatorio di Catania ci hanno portato questa lieta notizia, cioè che avevano ritrovato questo strumento che lo suonava, era di proprietà di un musicista di Caltanissetta e che sostanzialmente grazie a questa attenta ricerca da parte dei carabinieri è ritornato nella disponibilità e nella fruizione della città di Termini Imerese. Quindi il nostro museo che si arricchisce, la nostra città, perché questo è un museo civico, quindi la città di Termini Imerese che si arricchisce di un reperto, perché è così, caro Samuele, è un'opera d'arte che fa parte della nostra collezione permanente della città di Termini Imerese. Il nostro è un museo, uno dei musei civici più importanti del sud Italia, della Sicilia, perché ha una sezione archeologica di grande interesse culturale. È composto da due macro sezioni, la sezione archeologica e la sezione storico-artistica, e questo strumento che fa parte di questa grande collezione museale. Assieme a Samuele, che è venuto qui da noi a trovarci per la prima volta, e grazie anche alla disponibilità della famiglia, che trovo davvero straordinaria, sostanzialmente ha pensato dal punto di vista dell'acustica di suonarlo in questo spazio. Quindi grazie alla sua esperienza, alla sua dote, ha scelto questo spazio per suonare il nostro Gofriller. Alle spalle avrà il trittico di Gaspare da Pesaro, quindi un'altra bella opera importante delle nostre collezioni. Però abbiamo aperto col saluto del nostro sindaco Maria Terranova a dare il benvenuto. Adesso chiamo il nostro assessore Pippo Preti per dare il saluto dell'arrivederci al nostro Samuele Palumbo. Non l'ha preparato, ma lo chiamiamo. Abbiamo previsto la presenza dell'amministrazione comunale all'apertura di questa cosa, così è stato, con la presenza del sindaco. Adesso sarà l'assessore Preti a dargli l'arrivederci a Samuele, perché vogliamo riaverlo nel nostro museo, magari d'estate nel giardino faremo un bel concerto in notturna, e adesso così mi sta venendo, faremo un bel concerto in notturna nel nostro giardino cinquecentesco e sarai ospite nostro, Samuele, per suonare ancora il Gofriller. Assessore. Tanto grazie a voi per essere qui presenti in questa giornata festiva, che riusciamo a festeggiare ancora di più con una performance. Io sono veramente curioso di saperlo. Abbiamo una chat ovviamente noi dell'amministrazione, già il sindaco si è espresso in maniera estasiata nei confronti della tua prestazione, della tua performance e del tuo concerto. Noi siamo felicissimi di tutto quello che sta avvenendo a Termini Imerese. Tutti noi siamo dentro il museo civico della città e il suo direttore è assolutamente il primo promotore. Non lascia occasione per non promuovere il nostro museo civico, che è la storia di Termini Imerese, l'ha detto lui, lo dice molto bene. Ora cosa è? Abbiamo aggiunto dei momenti di contemporaneità, perché c'è un grande programma nazionale, c'è il suo vincitore, un vincitore di questo territorio nuovo, perché Termini Imerese e Cefaluna hanno deciso di stare un po' insieme, di fare il prossimo futuro insieme, e adesso noi lo ospitiamo all'interno del nostro museo civico. Cosa poter dire? Bravo Fabio. Bravo Samuele, adesso però voglio godermi la tua performance e non tediare, non annoiare assolutamente nessuno. Fuori c'è anche il presepe vivente, il suo direttore, sempre Fabio, ha portato il presepe vivente all'interno del museo civico.
Io penso che la promozione massima della nostra città tramite la cultura non poteva essere sublimata meglio di così. Quindi aspettiamo il tuo concerto. Grazie di essere nella nostra città di Termini e di goderci la cultura allo stato puro. Grazie mille per essere qui e voglio ringraziare il direttore, l'assessore per l'invito. Allora, questo è un violino del Settecento di Gofriller, comunque quello è il periodo, per cui vorrei rimanere in questo periodo anche con i brani che suonerò. Ho deciso di suonare due brani di artisti famosi di quel tempo, ovvero Monti, Vittorio Monti, Wolfgang Amadeus Mozart, quali Your Time and Nash Music e La Ciarda di Monti. Buon ascolto. Thank you.
per ricollegarmi a quello che diceva poc'anzi l'assessore, oggi abbiamo avuto veramente dei numeri straordinari, abbiamo avuto 700 visitatori per il presepe vivente, nel nostro giardino cinquecentesco, con la prima scena del presepe vivente, è davvero bella in giardino, se volete passandola la potete vedere, circa 200 persone hanno ascoltato Samuele e altrettante sono state lì nella nostra chiesa Maria Santissima della Misericordia a vedere la mostra dei presepi, che è davvero straordinario. Quindi tre momenti all'interno del nostro spazio museale, del nostro istituto museale, che è davvero vivo, uno spazio vivo, perché abbiamo pensato, chiaramente con la condivisione massima dell'amministrazione comunale, di aprire le porte del museo alla città e a coloro i quali arrivano nella nostra bellissima Termini Imerese per godere dei nostri spazi culturali, civici e anche turistici. Samuele, se vogliamo salutare con qualche nota del periodo natalizio, la bella musica natalizia che hai fatto sentire poco fa. Esatto, salutiamoli così e diamo l'arrivederci a questo pubblico meraviglioso. Samuele Palumbole, vincitore di Tusiche Valles, finalmente a Termini Imerese, oggi a suonare un violino davvero particolare che per Termini significa tanto. Che emozione hai provato? Beh, per me è una grande emozione suonare questo violino, perché essendo molto antico è molto particolare, perché i violini, gli strumenti in generale, più antichi sono meglio è. Per cui è già una grande cosa poter sentire questo bel suono di un violino antico. Tra l'altro parliamo di 300 anni, per cui tantissimi anni di musica e di bellezza pura. Quindi sono... Lo hai provato prima? Sì, l'ho provato. Hai trovato difficoltà? No, è molto particolare come suono. Secondo me è un suono molto potente, infatti credo sia proprio di un solista. E poi è un suono un po' chiuso, ma comunque un bellissimo suono, per cui... Lo adoro veramente. Grazie Samuele, dopo Tusiche Valles quali saranno i tuoi prossimi impegni? Farai dei concerti in giro? Beh sì, farò un tour che comincerà al Teatro Cicero di Cefalù il 14 gennaio, per poi procedere al Gela il 4 febbraio e così via per tutta la Sicilia. Ti aspettiamo a Termini in estate, come diceva il direttore. Con piacere veramente. Grazie e buon lavoro. Salve.